tu mi sei sui coglioni perché hai 60 anni e non capisci, magari tu fai schifo. Ebbene sì, oltre ad essere l'unico youtuber macedone in Italia, sono anche l'unico sessantenne youtuber in Italia. Almeno credo. Comunque, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spermino alla riscossa, capitolo 7. Oggi andremo a vedere casi di ignoranza abissale, che farebbero scoppiettare come popcorn perfino gli accendini di Erfaina. Però andiamo con calma, ok? Partiamo prima con un caso di raffreddore perfino nella scrittura. Se non ti piace mette bise, non te lo guardi. Sei un fossile, un dinosauro. Fossile. Dinosauro. Lo stesso individuo ha deciso di commentarmi sotto un altro video. Canale ridicolo, vai a fare le live con Facchinetti, così cresci. Prendi esempio da FabiJ o YouTube fa cagare. Deve essere fan di Capobastone. Ci scommetto la mia sacca testicolare. E per farcire bene questo capitolo, andiamo a leggere qualche insulto random. Bovan Peson. Ma vaffanculo! Guardate, non mi dà fastidio essere mandato a fare in culo. Ho beccato tanti di quei vaffanculo qui su YouTube, quanti potrebbero essere i cazzi che ha ingoiato Cicciolina. Però, non storpiare il mio cognome, ti prego. A me, tu mi stai sui coglioni. Ci sta. Pensa a fare i tuoi disegnini invece di rompere il cazzo a mezza YouTube Italia. Me pari il Daily Mello 2 della situazione. Sapete, vorrei approfondire meglio la questione di parlare di altre persone qui su YouTube. Ad esempio questo ragazzo, che non è uno spermino, mi fa questa domanda. Boban, ma perché fai solo e sempre video contro di tutti? Per carità, mi stanno anche a me sul cazzo quelli che sputtani, ma fai solo questo tipo di video, ti fai il sangue cattivo e basta. Allora, innanzitutto la mia intenzione quando faccio una vignetta video non è quello di sputtanare, ok? Io tendo sempre a prendere dei personaggi di riferimento che stanno qui su YouTube, che sono considerati degli influencer, e cerco di trattare vari argomenti partendo magari da un personaggio o da un avvenimento. Sono su YouTube e questo mondo è vastissimo, la community esiste, avrà tutti i suoi difetti, ma esiste. Ci sono le cose belle e ci sono le cose brutte. Io non voglio limitarmi solamente a criticare o, come hai detto tu, sputtanare, che non è la parola giusta. Cerco di ironizzare su determinati personaggi, arrivando poi a mandare anche una sorta di messaggio importante a voi pubblico. Poi ho fatto sempre questo su YouTube e non lo so, è come chiedere agli Iron Maiden perché da 30 anni che fanno heavy metal e non si mettono a fare magari la samba. Ok? Però quest'utente si è posto in modo educato, ok? Ci sono invece quelli che si scagliano violentemente contro di me, dicendomi che io faccio solamente video contro gli altri, che i miei video sono tutti uguali. Io invito queste persone, prima di andare a commentare e di insultare, osservare meglio e capire che contenuti in realtà porto. Perché non esistono solo le vignette video, esistono anche altri format che riguardano quello che è il mio mondo, cioè quello del disegnatore, dell'illustratore. Ok, criticatemi pure, potete essere in disaccordo con le mie idee, ma non potete cagarmi il cazzo dicendomi che io faccio solo video contro tutti. Due giorni fa ho pubblicato un video dove faccio vedere i miei vecchi disegni quando facevo il liceo ed ha ottenuto pochissime visualizzazioni, forse perché al pubblico non interessa quello, almeno interessa solamente ad una determinata percentuale di pubblico che mi segue, e va benissimo così. Quindi Roberto, grazie per questo commento. Sono riuscito almeno a trattare questa cosa, che è da un bel po' che volevo cercare di portarla, ok, alla luce. E Spermina la riscossa serve anche a questo, partire da un commento e cercare di, ok, mandare un messaggio, ok, quello che sto facendo in questo momento. Passiamo oltre. È uno spot, un cazzo di spot su un cazzo di libro. Ne sentivamo il bisogno, grazie Boban. Ovviamente questo commento è riferito al video Giovani in Merda, dove palesemente pubblicizzo il dizionario illustrato dei Giovani in Merda. Oh, oh mio Dio. Sì, ci mancherebbe. Ho passato settimane a disegnare le illustrazioni di questo libro. Faccio l'illustratore vignettista su YouTube. Va benissimo, lo faccio anche per una casa editrice. Sembra più che giusto unire le due cose, ok? Quindi questo commento è inutile e la critica è molto sterile e stupida, parecchio stupida. E ovviamente io sono furbo, colgo l'occasione per dirvi che potete preordinare il dizionario illustrato dei Giovani Merda. Nel link in descrizione. Capiamoci, a me non dà fastidio lo spam. Non ho più tempo di andare a visitare ogni canale che mi viene spammato sotto nei video. Però se c'è qualcuno tra di voi che magari va a visitare il canale che ha appena spammato, va
benissimo, magari troverete qualcosa che vi piacerà. Però proprio se dovete fare gli spam, fateli bene. Ecco, qui abbiamo la categoria degli spammer un po' idioti. Andiamo col primo. Raga, faccio tanti gameplay sul mio canale, se vi va passate. E lo dici sotto i miei video. Cioè, no, sul serio. A meno che tu non sei un nuovo Sabaku no Maiku, ti prego, lascia stare, resta lì. E poi abbiamo questo. Ragazzi, passate sul nostro canale, parliamo di curiosità e youtuber. Come fate a non passare a visitare il canale di questo individuo o di questi individui? No, è pazzesco. Su, dai. Magari è anche un colpo di marketing azzeccato, perché magari scrivendolo sbagliato attirate di più l'attenzione. Ottima tattica. Complimenti. Se siete sensibili ai bigotti ignoranti come delle capre, vi consiglio di spegnere questo video e fare tutt'altro. Tipo prendere una rincorsa e scivolare le ginocchia sull'asfalto, sbucciarsi per bene le ginocchia, aspettare che si formino le crosticine e poi mettersi lì a scrostarle. Fate altro, perché sto per presentarvi l'ignoranza pura. Attenzione, andiamo col primo. Vi ho avvisati. Vai contro Salvini. Gli immigrati rovinano l'Italia. PD, merda. Questo, diciamo, è a livello zero ancora. Si deve ancora evolvere. Deve ancora crescere. Diventare ancora più testa di cazzo. Ma c'è ancora tempo. Se il massimo del livello è 10, questo che sto per leggere è a livello 3 e mezzo. Il classico video moralista, buonista, inutile, che punta a distruggere la nostra nazionalità con il loro finto buonismo con popoli del terzo mondo. Pollicione in giù meritato, complimenti. Grazie, grazie. Fermi. Ora passiamo ai livelli più alti. Ma se venissero svedesi o norvegesi a chiedere il lavoro in Italia, sarebbe meglio? Almeno così non ci sporcano la razza. Avete capito? Finlandesi, svedesi, cosa aspettate? Invadeteci! Venite tutti in Italia, trombatevi tutte le italiane, sfornate tantissimi piccoli Thor! Vi prego, cosa aspettate? Vogliamo ragazzi alti, belli, biondi, coi denti bianchi. Pretendiamo più immigrati scandinavi, assolutamente. Però fermi, fermi, non abbiamo finito! Fermi! In risposta a questo commento di questo amante dei paesi scandinavi, abbiamo questo. A parte che sia norvegesi, che macedoni sono bianchi. Boban non è allogeno, è solo idiota, eh? Ma poi, sì, è un bene che gli unici stranieri che venissero siano solo bianchi. Mantenere la propria razza inalterata è un bene ed un dovere, un atto d'amore verso la propria identità e cultura. Guardate invece tutti i paesi meticciati e o negrizzati. Brasile, Colombia, Haiti, Sudafrica sono dei merdai che schiumano di degrado e delinquenza, e solo le zone a prevalenza e a sovranità bianche sono vivibili. Questa è solo la realtà dei fatti. Inutile fare le femminucce isteriche ed emotici che strillano, non è vero, sei razzista, sei tu che hai pregiudizi. La realtà non la cambi, come fanno sulla TV spazzatura. Basta. E voi direte, ok, questo è il massimo livello di ignoranza che si può raggiungere? Dimmi, Boban, è il massimo? Sto per presentarvi uno stacanovista, uno che non si ferma solo ad un commento. No, lui vuole aumentare la dose, a lui non basta un solo commento per esprimere il suo pensiero, il suo dissenso, eh? È la stessa persona. Ozecca, io con la bandiera rossa mi ci pulisco il culo e la tua bocca la uso per spalare la merda dei cavalli. Round 2. Ma invece di parlare in video, perché non vieni con me alla sede di Casa Pound? Poi voglio vedere se parli ancora. Sai fare solo quello, parlare o lecca culo dello stato merda zecca. Zecche di merda, se avete le palle venite a casa mia, o figli di puttana vi appendo per i coglioni a piazzale Loreto. Ah, è vero, se avete i coglioni, lo dicevate in faccia a Simone Di Stefano, zecche, zecche! Sì, proprio tu, zecca comunista, vieni pure a Casa Pound che ti faccio un culo così, you and me, WrestleMania, yeah!
Ok, basta. Per oggi può anche bastare, ok? Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di passare su tutti i miei contatti social. Qua in alto, come sempre, troverete una i. Schiacciandola vi si apre un mondo. Da lì potete scaricare tutte le mie tavole che carico sul mio profilo Selfie per stamparle ed abbellire la vostra cameretta, oppure metterle come sfondo del vostro PC. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo al prossimo capitolo di Spermina la riscossa. E ovviamente vi consiglio di preordinare sempre il dizionario illustrato dei giovani merda che andremo a presentare a Lucca Comics. E beh, sì, ci vedremo poi a Lucca Comics. Non vedo l'ora. Alla prossima. Ciao.